In questa puntata di Targato PV, l'Expo è alle porte e anche la diocesi di Pavia si mobilita con un calendario di appuntamenti da qui a fine ottobre e poi 10 minuti a libro aperto tra le vie della città per la giornata mondiale del libro e infine al Collegio Ghisilieri il ricordo di Teresio Rivelli a 70 anni dalla scomparsa. Una veglia del lavoro in Piazza del Carmine e poi diversi appuntamenti tra giugno e ottobre per riflettere sui temi dell'esposizione universale. La diocesi di Pavia si avvicina così all'avvio di Expo, appuntamento ormai alle porte, che si propone anche come luogo di riflessione sull'uomo e sul rapporto tra i popoli. Il 30 aprile, proprio in Piazza del Carmine, la pastorale del lavoro presenterà i risultati dei progetti Amico Lavoro e Compra Lavoro avviati con i sindacati e con le associazioni di categoria. Fondamentale per noi è sempre quello di dichiarare la centralità dell'uomo. Ora l'uomo si realizza nel lavoro che gli consente di vivere una famiglia, di star dentro una società, quindi in questo senso noi vogliamo richiamare l'importanza del lavoro per dare dignità alla persona, ecco allora la ragione della veglia. Certamente l'aspetto di attenzione ai giovani significa che li aiutiamo a guardare il mondo non semplicemente sul banco di scuola, non semplicemente nel divertimento che giustamente ricercano, ma su un orizzonte ampio, ricco, complesso, quale è quello che la globalizzazione ci propone. Abbiamo da Amico Lavoro 1200 curriculum, siamo riusciti ad inserire 25 persone a lavorare, tutte in situazione al limite per le loro famiglie, la loro identità, la loro dignità. Insieme a Made in Pavia abbiamo organizzato una tenso struttura nel cuore della città, insieme a Coldiretti faremo vedere le eccellenze della nostra terra, ma soprattutto cercheremo di testimoniare ai giovani la mattina che si può vivere in un modo economicamente più sostenibile, eco e responsabile, e nel pomeriggio con Savino Pezzotta, il nostro vescovo, daremo un messaggio proprio di solidarietà sul lavoro, anche perché i grandi cambiamenti, ci sono state 5 riforme con 5 governi sul lavoro, abbiamo bisogno anche di fare chiarezza che cosa serve oggi soprattutto per trovare lavoro, quindi non solo per parlare del lavoro. E innanzitutto sostenendo così un'economia più solidaristica e sussidiaria, poi siamo anche di poter con il vescovo fare una veglia in cui al centro c'è davvero la vita e il futuro per i nostri giovani. Infatti il coro degli universitari ci aiuterà non solo a pregare, ma anche a guardare oltre le difficoltà del momento per il futuro dei giovani. All'interno di un mercato globale noi abbiamo attori protagonisti nell'economia mondiale che hanno dimensioni sempre più considerevoli, quando invece nella nostra provincia oltre il 90%, se non oltre il 95%, sono attività che hanno meno di 9 collaboratori cada una. E quindi riuscire a sopravvivere in una realtà come questa con tali dimensioni è molto difficile, ma poi c'è anche un discorso di sistema, non solo un discorso di sistema etico e non solo un discorso di sistema organizzativo. Io credo che questo mondo abbia bisogno di rivedere le relazioni e i rapporti imprese-mercato, ma anche imprese al loro interno e imprese-società. La società è fatta di lavoro, ha bisogno di lavoro, oggi non ci sono temi politici più importanti se non quelli del lavoro, allora sul lavoro bisogna tutti quanti unirsi e questo evento che si terrà e di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo celebrato la giornata del 30 aprile, quella che sarà la giornata del 30 aprile, è un momento in cui bisogna ritrovare la voglia e la gioia di fare squadra in tutti i componenti della società del territorio pavese e trovare, abbi modo di dirlo in un'altra occasione, presso il Sacro Cuore, il piacere e il sano orgoglio di portare nel mondo e di vivere con positività i valori pavesi, anche nel mondo del lavoro, anche nel mondo del commercio, soprattutto poi se vissuti con un'etica e con un'ottica che è quella che sarà da sottofondo, da sfondo, ma anche da tema portante della Via del Carmine. Non una data casuale quella del 30 aprile, si tratta infatti del giorno precedente all'inaugurazione di Expo, che cade proprio nella giornata della festa del lavoro. Durante la veglia è previsto anche l'intervento del vescovo, che introdurrà la riflessione dal titolo Non di solo pane vivrà l'uomo, e le testimonianze dei ragazzi delle scuole superiori. Nei mesi successivi tanti appuntamenti con relatori di primo piano per discutere di alimentazione, ma anche di collaborazione tra i popoli e tra le diverse religioni.
mettendosi come tempo tutta l'estate, noi vogliamo da questo punto di vista cercare di seguirlo non solo ed esclusivamente per i suoi aspetti tra virgolette materiali, ma per quello che questo significa dal punto di vista anche della convivenza tra le persone, le relazioni, la reciprocità che c'è. E produrre da questo punto di vista alimentazione significa comunque lavorare, significa stare assieme, condividere spazi. Questa è la riflessione che vogliamo portare, perché non è una riflessione neutra, è un qualche cosa che ha culturalmente un segno ben profondo e noi vogliamo provare, stando insieme, a ragionarci. Cibo è quello che ovviamente unifica tutti quanti. Da questo punto di vista, nel mondo, negli spazi che ci sono, ciascuno ha vissuto l'alimentazione rispetto alle realtà che viveva, costruendosi una cultura. E queste culture hanno bisogno più che mai oggi di riuscire a fare tra di loro quel gruppo che è l'umanità, che ovviamente ce lo chiede. La Popolare di Milano è ormai tempo che investe nel territorio attraverso investimenti, coinvestimenti con associazioni di categoria. Arriviamo adesso a Pavia, quindi con Confindustria. Noi siamo presenti nella provincia di Pavia con circa 500 milioni già di impieghi. Questo è un primo accordo che mette a disposizione degli associati di Confindustria 15 milioni di euro. Siamo disponibili a raddoppiarlo, a triplicarlo nell'istante in cui andremo a esaurire questo primo plafond. Si inserisce in un contesto dove con altre associazioni di categoria abbiamo già investito, messo a disposizione e anche utilizzato quasi 1 miliardo di disponibilità appunto per sostenere l'economia in questo periodo. Quindi si parla degli accordi con Monza e Brianza, con l'Alto Milanese, con Bologna, con Confcommercio. Ci sembra una modalità per essere veramente efficaci nel rapporto con il territorio. Noi diamo molta importanza al credito, alla finanza, questi sono stati anni molto complicati da questo punto di vista. Questo accordo con la Banca Popolare di Milano è un accordo che rientra in questa strategia che serve ad aiutare lo sviluppo, gli investimenti e l'economia sul territorio. Abbiamo potuto stabilire un rapporto di collaborazione che funziona bene e questo è importante perché il dialogo deve essere fluido, le imprese hanno bisogno di risposte. C'è un plafond interessante, ci sono delle condizioni interessanti, ci sono delle risorse a disposizione per lo sviluppo. C'è bisogno di rilanciare gli investimenti e in questo modo noi ci impegniamo facendo sinergia con il mondo del credito. Sì, diciamo che questo accordo che sigla la Confindustria con Banca Popolare Milano è sicuramente un accordo che va in quanto auspicato sempre sia da Confindustria sia dalla Camera di Commercio che rappresento. Credo che essere presenti sul territorio sia molto importante in questo momento di difficoltà per le imprese, con 15 milioni disponibili e con degli interessi anche abbastanza, delle condizioni molto favorevoli. Quindi ci auspichiamo che sia un inizio di collaborazione che c'è già anche da tanti anni, ma che possa proseguire. Naturalmente anche le imprese devono fare la loro parte, perché non solo le banche ma anche noi dobbiamo proporre idee, proporre progetti, e quindi dobbiamo fare anche noi la nostra parte per poter dare compimento a questo accordo. No, io sei il piccolo principe, cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata, vuol dire creare dei legami. Certo, disse la volpe, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire, disse il piccolo principe, c'è un fiore, credo che mi abbia addomesticato. È possibile, disse la volpe, capita di tutto sulla terra. Se le stelle sono illuminate, che ognuno possa trovare la sua. È il tempo che si è perduto per una persona a determinare la sua importanza. Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che è perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. Stella. Se tu vieni, per esempio,
tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni, non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi se lo ricordano. Non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto. Abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato. Rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. Non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele. Buttare via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio. Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io sarò in una di essi, visto che io riderò in una di essi, allora sarà per te come se rivessero tutte le stelle. Tu avrai tu solo delle stelle che saranno. Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi se ne ricordavano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla, comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Gli occhi sono ciechi, bisogna cercare con il cuore. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. E saprai che sarai per me l'unico al mondo e io l'unico al mondo. Pensiamo che questo momento di memoria dei 70 anni dalla liberazione e dal sacrificio dei Olivelli abbia un unico valore, un unico senso, un unico significato, quello della libertà. La libertà a cui il giovane Olivelli ha dedicato la sua vita. Egli infatti diceva: la libertà non può essere elargita dagli altri, non vi sono liberatori, solo uomini che si liberano. E quindi frutto della responsabilità di ognuno. È una scelta quotidiana dell'uomo. Sono parole che ci obbligano a metterci in gioco. Vogliamo focalizzare la vostra attenzione su alcune esperienze fra loro molto diverse, ma unite dallo stesso filo conduttore. All'inizio ascolterete una lettera di San Paolo. In seguito una lettura a tre voci composta da una raccolta dei nostri pensieri dopo la visita al campo di concentramento di Mauthausen. Poi episodi e parole di Teresa Olivetti. Infine, i nostri propositi in seguito all'incontro con Olivelli e all'esperienza vissuta a Mauthausen. Dio vi ha chiamati alla libertà, ma non servitevi della libertà per i vostri comodi. Anzi, lasciatevi guidare dall'amore di Dio e fatevi servi gli uni degli altri. Perché chi ubbidisce a quest'unico comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso, mette in pratica tutta la legge. Se invece vi comportate come bestie feroci, mordendovi e divorandovi tra voi, fate attenzione, finirete per distruggervi gli uni gli altri. L'istinto egoista contrario a quelli dello spirito e lo spirito a desideri contrari a quelli dell'egoismo. Queste due forze sono in contrasto tra loro e così voi non potete fare quel che volete. Tutti possiamo vedere quali sono i risultati di una vita egoista. Immortalità, corruzione, vizio, idolatria, magia, odio, litigi, gelosie. Ho sentito le emozioni e i dolori che rimarranno nella mia testa e nel mio cuore per sempre. Nel 1931, quando con violenza vengono chiusi i circoli dell'Azione Cattolica, Teresio Olivelli afferma solenne: o Mussolini cambia rotta o la cambiamo noi. A chi lo invita a moderarsi anche nel fare il bene, Teresio risponde all'istante: gli apostoli Giovanni e Giacomo furono chiamati da Gesù figli del tuono per il loro carattere ardente e lo zelo. Io sono nato a Bellagio nella parrocchia di San Giacomo, perciò devo imitarlo nell'essere anch'io figlio del tuono. Non mancherà di parola. Bisogna prendere coscienza per non dimenticare che luoghi come i campi di concentramento sono tuttora esistenti. Ho camminato insieme ai prigionieri. Ho capito che si moriva senza nemmeno poter lottare.
Ho sentito la prigionia e la morte e non so come descriverlo. Non riesco a spiegarmi come sia potuto accadere e soprattutto non mi spiego come possa accadere ancora oggi. Nel 1936 scrive allo zio sacerdote: la gioventù o è eroica o è miserabile. L'uomo all'idea non può dare mezze misure di se stesso, da tutto. Quando poi Cristo è l'ideale che ci sospinge, credo che il dovere si attui nell'amore totalitario a Lui e debba essere consumato sino all'ultima stilla. Passa.